la memoria nel suo funzionamento, nella sua variazione, è disturbo, struttura. Ovvero arte e cultura. Nessuna facoltà, nessun deposito, nessun contenente, nulla è comodo, nessun modo comune. Il disturbo, cioè, non è sociale, non è segno del male dell'altro. Il disturbo ha la sua causa e il suo oggetto. E per la sintassi, per il disturbo chiamato sintassi è lo specchio, per il disturbo chiamato frase è lo sguardo, per il disturbo chiamato pragma è la voce. Il disturbo, la strada non è piana. La memoria è, non è accettata idealmente, perciò le professioni, le confessioni e ogni categoria istituzionale, sociale se ne occupa per poter. E quindi anche le varie logie. Quindi l'azione ideale contro il disturbo è la psicosi, ma è la psicosi sistematizzata che viene contrapposta al disturbo. E perciò, il disturbo della personalità. La paranoia, la depressione, gli attacchi di panico, i terrori, disturbi della personalità. Tutta una tipologia, quindi di disturbi, disturbo grave, disturbo lieve, disturbo borderline della personalità, disturbo negato e disturbo ideale. E anche quando viene assunto come limite, appunto, limite della funzione di volta. Che la memoria sia disturbo è questo che la indica come esperienza. Che non serve l'armonia sociale, procede dalla relazione e segue l'aritmetica. Non c'è disturbo dell'ordine sociale. L'ordine attiene alla procedura, non è sociale. La procedura non è sociale, l'ordine non è sociale. La memoria, nel suo uso, cioè la memoria nella sua metafora, nella sua metonimia, nella sua catacresia, il modo della memoria
non è come ricordare. È il modo dell'esperienza. È il modo del disturbo. La conversazione, appunto, è il dispositivo della memoria. Dispositivo dell'annunciazione. La memoria. Come ricerca, o la memoria come impresa. La ricerca è la proprietà della sintassi, la proprietà della frase, e l'impresa è la proprietà dell'industria. La memoria, la struttura. Il disturbo nel suo principio. Il principio della vita, il principio della memoria, il principio del disturbo. La memoria sia annunciazione, è ciò che indica che il disturbo è narrativo. Il disturbo, uno sbaglio di conto, una svista di conto. Una sbandataggine, una cantonata, l'errore di calcolo, cioè l'errore proprio del racconto. Nessun sogno senza l'errore proprio del racconto, senza l'errore di calcolo, nessun sogno. E la memoria come racconto, e sia sogno sia dimenticanza, la memoria come dimenticanza, mai la memoria come ricordo. Cioè la memoria senza l'idea di ritorno. La memoria con l'idea di ritorno è la memoria iniziatica, l'esperienza iniziatica, il disturbo iniziatico, che è ciò di cui si occupa ogni patologia. La memoria iniziatica, cioè tutta la pedagogia, poggia sulla memoria iniziatica. Imparare a memoria e poggia sull'onnemonico, ma il punto e il contrappunto sono la condizione del disturbo. Io dico, io scrivo, io leggo, sono enunciazioni, senza cogito. Sono disturbi perché certamente non evitano di volgersi in disdicenza, versavum, di scrittura, dislettura. Cioè appunto proprio per il disturbo. Disturbo narrativo. Non è disturbo soggettivo, appunto. Quindi non è il segno del male di sé che si traveste nel male dell'altro. È la proprietà non è segno insomma del male, ma
e disturbo con le sue proprietà, che sono con i suoi cifreni, che sono i cifreni del viaggio. Nel suo viaggio non pesa. Viaggio è il viaggio della memoria, sul viaggio non pesa nessun ricordo. Ecco perché il principio ideale è il principio mnemonico. E sul principio mnemonico poggia il principio ontologico della ricchezza. E quindi il principio sostanziale e mentale di ricchezza, il principio di accumulazione, ma si accumula ciò che è sostanziale e mentale. La ricchezza è in virtù della funzione di zero come proprietà dell'auctoritas, in virtù della funzione di uno come proprietà dell'abbondanza, in virtù della funzione di altro come proprietà dell'affluenza. Cioè la ricchezza non si produce, non si crea, non si genera. La ricchezza, il disturbo narrativo, il disturbo che si scrive, in virtù, perché il disturbo secondo che procede dal 2 ed è secondo l'aritmetica, ma è secondo anche l'idea. Il disturbo si scrive anche in virtù dell'idea. Questa propriamente è l'oralità, quindi il modo di scrittura del disturbo, dell'esperienza. E sta qui quindi la ricchezza della parola, la ricchezza intellettuale. Per cui la ricchezza è indicata dal patrimonio, ovvero dalla ricerca in atto, e dal matrimonio, ovvero dalla impresa in atto, dalla politica del tempo in atto. La memoria. Nessun tornaconto, ma nulla torna neppure nel racconto. Dunque nessun riferimento all'avere e all'essere, perché la ricchezza non è sostanziale né mentale. Dunque non si distribuisce e non finisce, cioè non è il fiore dell'erotismo. Il disturbo nella sua oralità, per la sua narrazione si scrive, e giunge alla prova, come pure alla sanità,
come istanza di istanza del simbolo e della legge, istanza della lettera e dell'etica. E approdo al piacere nella dimensione del linguaggio o alla felicità nella dimensione di sembianza, approdo l'approdo è il piacere, anzi, l'approdo è il piacere. L'approdo è il piacere. L'idea pura e radicale offre una ricchezza demonologica. Cioè la ricchezza come privilegio del sistema. La ricchezza intellettuale è la ricchezza della memoria nel suo processo di memorizzazione. Il principio mnemonico come principio di ricchezza è principio di piacere, principio di morte, principio del nulla. Dunque non è una ricchezza di classe, una ricchezza di sistema. E così la bellezza non è la bellezza di classe, non è la bellezza di sistema. La ricchezza di classe o di sistema, la bellezza di classe o di sistema, sono pure la ricchezza e la classe del potere ideale, che è ogni potere che venga esercitato e rappresentato. L'approdo non è il telos, l'approdo al capitale intellettuale. La memoria, il palinsesto, gli strati narrativi, adiacenze e costellazione, strati linguistici, strati della ricerca, strati dell'impresa, strati del labirinto, strati del paradiso. Il gerundio è immemoriale. Sta qui. Nel disturbo. Narrativo, nel disturbo che si scrive, nel processo di valorizzazione dell'esperienza, sta qui la dignità. La dignità intellettuale. Degna la vita nel suo principio, nel suo numero, nel suo capitale. Ma la dignità, inquisitoria,
la dignità della funzione di morte come funzione del nulla. La dignità ontologica è quella che viene chiamata la deontologia. La deontologia del soggetto, la dignità cioè della morte iniziatica, appunto non la dignità della vita, degno, degno il discorso del nulla. Dignità professionale e confessionale, dignità sociale, dignità del protocollo ideale, che è il protocollo inquisitorio. Dignità della pena, da qui dignità della colpa, da qui quindi dignità del reato, dignità della vendetta, dignità dell'equazione del nulla. Noi leggiamo oggi, le lettere e quello che è rimasto nel memoriale di Moro, dell'interrogatorio che Moretti definisce conversazioni e Gallinari definisce colloqui, e di altre carte, dei block notes, di altri block notes. Non rimane nulla. La questione è questa. Il fatto Moro. Non è l'affare, è il fatto Moro. È il nulla ideale. Cioè, tutto ciò che è avvenuto prima del 16 marzo 1978 e fino e durante i 55 giorni e dopo il 9 maggio dello stesso anno ha tramutato, diciamo, Moro nel mistero. Nel mistero. Il fatto Moro è il mistero Moro. Mistero. Il mistero della provincia. Il mistero più si rivela e più si cela. Una scoperta e un occultamento. Varie commissioni, una prima, una seconda, una terza, una quarta, a questa legislatura. E libri, libri rivelatori, libri che si nutrono del mistero e che... Allora lì la dignità del mistero, la dignità della morte, la dignità del nulla, oppure la dignità della vita, oppure la dignità della civiltà, la dignità del disturbo, della memoria come disturbo, la dignità dell'esperienza. Qui la ricchezza, la dignità e ricchezza, il mistero Moro, e la dignità e la ricchezza del segreto. Del segreto. Quindi l'autorità del segreto, l'abbondanza del segreto, l'influenza del segreto.
una dignità circolare. Quella proprio dell'ideale, l'ideale rivoluzionario, che era l'ideale della resistenza. Maiuscolata. L'ideale di magistratura democratica, l'ideale delle brigate rosse, delle brigate rosse durante la resistenza, delle brigate rosse negli anni 70, l'ideale manipolista. La ricchezza e la dignità sono reclamati, rivendicati per questo ideale circolare. L'atto è degno, il servizio è degno, il disturbo, l'arte, la cultura sono degni, degne. Le cose si dicono, si fanno. Si scrivono, dignità dell'itinerario scientifico, dell'itinerario della parola. Nessuna storia dell'itinerario. Nessuna storia della ricerca, che sarebbe la storia della storia, nessuna storia dell'impresa, cioè nessuna economia politica, nessuna politica economica. È questo che indica nessuna, per ciascuno nella parola, per il dispositivo della parola, nessuna ereditarietà, nessuna genealogia. L'idea genetica è l'idea bene e male. Per ogni male, per ogni bene, l'idea genetica. E l'idea della neanche, l'idea del nulla. L'ideale rivoluzionario e l'ideale sociale. Rivoluzionaria, idea sociale, perciò diciamo l'ideale rivoluzionario, l'ideale sociale, l'idea di uguale sessuale, di parità, l'idea di parità sociale, l'idea di appartenenza, di dipendenza. Ego non sum dignus. Poi diviene canzonetta. Non son de- poi diviene canzonetta, non son degno di te. Degno di questo nome. Ed è il nome del nome. Che intervengono gli uomini di potere, tra virgolette, le brigate rosse,
e Paolo VI. E poi tutto ciò che aveva già constatato nella vita chiamata politica Moro, come la quotidiana immolazione al nulla. Al nulla, la quotidiana immolazione al nulla. È proseguita. In ogni cerimoniale confessionale e professionale, in ogni cerimoniale sociale, in ogni cerimoniale politico, in ogni cerimoniale istituzionale, la quotidiana immolazione al nulla, quella che non conosce altra dignità che del daimon, cioè la dignità del homo mortalis, immortalis. Il disturbo la sua utilità, l'utile è bello, non è ideale, l'utilità sintattica, l'utilità plastica, l'utilità pragmatica. Il servizio è intellettuale, cioè esige il dispositivo. L'utilità è narrativa. Esige la traduzione, la trasmissione, la trasposizione. Utilità del conto e utilità del racconto. L'impossibile è il principio, l'impossibile non è, nulla è possibile. L'impossibile che esige l'incodificabile è il principio di realtà sintattica. L'impossibile che esige l'indecidibile è il principio di realtà plastica. È contingente ai principi di realtà pragmatica. L'intervallo fra la sintassi e la frase, tra la funzione di zero e la funzione di uno, fra il registro della legge e il registro dell'etica,
e senza l'idea di fine del tempo, cioè non è spaziale, non si occupa. Ciò che si fa impedisce l'occupazione. Ogni occupazione è occupazione dell'intervallo e spazializzazione della città, dell'impresa, della politica. L'azzardo risente del contingente. Appunto, le cose si fanno nell'intervallo, secondo la concorrenza, interatim. E la scadenza, appunto, è l'istanza dell'occorrenza. L'urgenza, l'opportunità, la scadenza. La prova probabile è la prova kenotica. La prova è improbabile. La memoria, come disturbo, è la memoria che non pesa. Il peso della memoria, quindi il peso del ricordo, il peso dello mnemonico è il segreto del nulla. L'idea di Stato. Il processo allo Stato. Processo al regime come processo allo Stato. Il regime che dunque incarna e rappresenta lo Stato. Ma allo Stato, per la Brigata Rossa, e lo Stato per gli uomini del potere, per i partiti che sedevano nel Parlamento la mattina del 16 marzo 1978. Stavo dicendo? Lo Stato per le Brigate Rosse era lo Stato ideale. La città era la città ideale. La polis, appunto, è l'idea di città, cioè l'idea di fine del tempo. L'idea di automatismo, di automaticismo. L'idea sociale. La questione nelle lettere e in ciò che resta del memoriale. In ciò che resta delle lettere, perché alcune non sono state spedite e alcune che sono state spedite non sono state pubblicate. E in ciò che resta dunque delle lettere, in ciò che resta del memoriale, la questione. È quella appunto della civiltà. Della civiltà. Quella che abbiamo. Scusate, della questione civile. Ma la civiltà che
è postulata nella disputa prima del 16 di marzo, nei 55 giorni e dopo il 9 maggio, è la civiltà propria dell'Urcomunismus. 5 giorni dopo il 9 maggio? Anche dopo il 9 maggio. 5 giorni, quella che prima del 16 marzo, durante i 55 giorni e dopo il 9 maggio, è la civiltà dell'Urcomunismus, cioè la civiltà della paura della parola. È quella che ha bisogno di stabilire, appunto, è la civiltà del nulla, il cui limite è la barbarie. Ma la civiltà della parola è la civiltà senza più popolo, la città è senza più popolo, la città. Contrassegnata da Logos e da Humanitas. Il giudizio è temporale. Non c'è quindi l'ultimo giudizio, né il giudizio universale, il giudizio è temporale. Questa constatazione che il giudizio è temporale è distante da ogni pratica misterica, quindi è distante da quella che viene chiamata la comunanza, la coinonia politiche, la comunanza politica tradotto con la società civile, con la società politica, quella che crea sul giudizio universale l'opinione comune, l'opinione pubblica. Esige l'humus. L'opinione è la crisi nella dimensione di sembianza. È il giudizio nella dimensione di sembianza. Come vivere, ovvero il gerundio, chi vive, non è il vivente, è ciascuno. Ciascuno vive di niente e di ricchezza, di pleonasmo e di superfluo, come di auctoritas e di abbondanza. Thank you.
nessuno vive di eternità. Nessuno vive di eternità. Che ognuno viva di eternità è la premessa, è l'imperativo misterico. Misterico. Di eternità, comunque ognuno muore. È questo che viene chiamato suicidio. E suicida è ognuno che muore di eternità. Si spazializza, ognuno si vuole immortale, ognuno si sacrifica per l'ideale, ognuno si pensa, si immagina, si crede felice, perché felice, perché pensa, crede, perché si crede, si immagina, perché si pensa, si crede, si immagina, si crede. Ognuno si spiritualizza per paura, ognuno muore per paura. Ognuno si giudica per paura, ognuno si giudica per paura attraverso il giudizio sull'altro, sull'altro. È la giustizia politica, come giustizia sociale, è l'economia politica come economia sociale, per l'ultima civiltà. La civiltà della parola, è la civiltà in cui la parola non è confiscabile. Il mistero loro. Qualsiasi azione, operazione, rivelazione, tende proprio a questo, a questo ideale, l'ideale rivoluzionario, l'ideale circolare e l'ideale di confisca della parola. Ognuno muore di nulla, muore del nulla, muore del nulla ideale, muore del principio ideale. Ognuno muore di ideale, ognuno muore di fede religiosa, cioè ognuno muore di paura.
si ammala di paura. Il racconto di Nino Buzzati, gli amici, indica proprio questo. Chi seppellisce il morto piangendo, si pensa eterno. Chi seppellisce il morto piangendo, si pensa eterno. Il caso di morte dell'altro è il caso della propria eternità. La deiezione quella che viene chiamata la deiezione dinanzi alla morte del Goretese è la morte kenotica. Il discorso funerario appunto al discorso del nome. Così chi muore dell'ideale rivoluzionario, dell'ideale sociale, muore del pensiero penale, o chi agisce l'inquisizione, punta alla morte civile, alla morte intellettuale, alla morte bianca. L'inquisizione, l'interrogazione chiusa, la trappola misterica, l'equazione bruna. Il pensiero inquisitorio è il pensiero penale e penitenziario. Il pensiero della burocratura, il pensiero della città spaziale. Il pensiero obbligante e obbligatorio. Il pensiero segreto. Il pensiero dell'obbligo penale, il pensiero dell'obbligo della colpa, il pensiero dell'obbligo del reato, il pensiero dell'obbligo della vendetta, il pensiero del nulla, l'obbligatorietà. È propria. Dell'idea circolare, della catena ideale, obbligatorietà della morte, obbligatorietà del nulla, obbligatorietà morale, politica, sociale. L'obbligatorietà morale, politica e sociale è appannaggio della coscienza, dell'idea intenzionale, dell'idea penale, dell'idea del nulla. Cioè la morte kenotica è la morte come segno
della certezza soggettiva, della certezza morale, della certezza sociale. Il segno della certitudo moralis, come certitudo socialis. La morte kenotica è il libero, è l'intimo convincimento. Veniva chiamata nei decretali, nelle bolle, pontificie, degli episcopati, certitudo moralis, quello che viene parafrasato oggi nella formula al di là di ogni ragionevole dubbio. È il criterio della certezza morale e sociale, è il criterio del verosimile e del probabile. Cioè il principio del libero convincimento, dell'intimo convincimento o libero convincimento, e il principio di accettabilità. Ma la certezza è matematica, non è morale, non è sociale. È in virtù della funzione di uno nella frase. E quindi nel disturbo dove funziona l'uno. L'idea di inquisizione, cioè di interrogazione corretta, di interrogazione chiusa, l'idea di correttezza dell'inquisizione, l'idea di inquisizione, cioè l'idea di correttezza dell'interrogazione, e l'idea di persecuzione. Come idea penale. La presunzione della pena è presunzione innocenza, cioè di quell'innocenza di cui si può dimostrare soltanto la colpevolezza, cioè presunzione come forma e nome dell'accusa. Cioè, quindi ancora, l'idea di inquisizione, l'idea penale, l'idea di pena. L'idea di pena è l'idea dell'accusa e l'idea della difesa. L'idea, o fantasma, o fantasmatica dell'accusa, o fantasmatica della difesa. L'idea di accusa, cioè l'idea di rimozione. L'idea della difesa, l'idea di resistenza. L'idea di resistenza. L'idea di rimozione, cioè niente, zero funzionale.
L'idea di resistenza, cioè niente uno funzionale. L'accusa è spuntata, e la difesa è spuntata, la resistenza è spuntata, con l'idea di rimozione, l'idea di resistenza. L'idea di inquisizione. Sistema di copertura. Il sistema è di copertura. Il sistema è di copertura. Com'è che il proseguimento, no? Persecuzio è proseguimento. Dove appunto la minaccia e la promessa sono satira, satira, modo dell'apertura, dove nessuna ipoteca può istituirsi sull'avvenire. Com'è che la persecuzione, che è Eucaristia, alleanza, diviene, si converte nell'idea penale, cioè nell'idea di chiusura ontologica, chiusura dell'interrogazione e di equazione del nulla. L'idea di inquisizione è l'idea adesso preciseremo, è l'idea del nemico che incarna il male dell'altro. L'idea di Satana, l'idea del diavolo. Quale tribunale oggi in Italia? Quale istituzione oggi in Italia può dirsi esente dall'idea di nemico? Il nemico è l'eretico. L'eretico, colui che è il pericoloso, e chi esprime negatività. L'eretico. Voluntas, resistenza, ammissione, desiderio. L'idea intenzionale è presa fra l'apofatismo e il catafatismo. L'apofatismo e il catafatismo.
tra il negativismo e il positivismo. Non voglio più, o voglio, sono... sono enunciazioni segnate dall'anoressia. E sono anche teoremi. Così nessuno vuole il bene, nessuno vuole morire. Allora voglio morire è una... E non è una non è convertibile in un'istanza circolare. Non è convertibile in un'istanza circolare. Cioè la volontà ideale è senza resistenza. Senza la resistenza, senza la funzione di uno, senza l'ammissione del figlio come un uno funzionale. La volontà ideale si regge sull'idea di morte. È così la volontà. La volontà generale, così la coscienza ideale. La volontà del popolo e la volontà del nulla. Ma la relazione è la relazione, appunto, è il due. Niente più chiusura, niente più equazione ideale, niente più sistema algebrico o geometrico. La città non è sicura dinanzi alla... con l'idea della fine del tempo, quindi dinanzi alla... con l'idea della fine del tempo, cioè non è sicura dinanzi all'arbitrio dei magistrati. La sicurezza negata è la sicurezza ideale, appunto quella che giustifica ogni arbitrio, persino l'Apocalisse. La legge postulata come immanente e trascendente, presente e assente, non esercita nessuna presa sulla giustizia, sul diritto dell'altro, sulla ragione dell'altro, sulla civiltà. Voluntas, la resistenza è pulsionale, nessun imperativo. Nessun principio innato e naturale. Innato e naturale. La giustizia non è innata né naturale. Il diritto non è innato né naturale. La ragione non è innata né naturale. Il due.
la relazione, il suo modo, la satira, lo simbolo, l'ironia, la sfida. La sfida senza l'idea di relazione, senza l'idea di relazione. La sfida con l'idea di relazione. Che cos'è la sfida con l'idea di relazione? La sfida sociale. Che cos'è la sfida sociale? È la sfida della morte. È la sfida del nulla. La scommessa senza l'idea di fine del tempo. La scommessa quindi propria anche al giudizio temporale. E la scommessa d'impresa, la scommessa politica. Ma la scommessa con l'idea che la fine del tempo è la scommessa della morte. È la scommessa sociale. L'apocalittico e il messianico sono funzionali fra loro e convertibili. Il processo inquisitorio è tanto apocalittico, impegnato, quanto messianico, organico. Il processo di casta, il processo di classe, quello che viene, il processo di popolo, quello che viene rivendicato dalla Brigata Rossa come la guerra di classe, la guerra di classi. E il processo inquisitorio. Il processo del partito dei magistrati è il processo inquisitorio. Sotto il pretesto della guerra alla mafia e al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla corruzione, il sistema penale, procedurale e processuale in Italia è divino. Pena appunto l'accusa di blasfemia non può essere analizzato né discusso. E vige ancora. Per il pensiero unico con il pensiero penale. E quale pensiero non è dottrinariamente penale? Vige ancora l'antinomia vitium crimen. La convertibilità tra vitium e crimen. Nonostante appunto l'antinomia. Il reato come peccato. Il processo inquisitorio non richiede né l'accusatore né l'accusa. Procede l'ufficio. Arbitrio dell'inquirente. Arbitro dell'inquisitore, dell'imprendente, arbitro del giudicante, convertibilità lungo il processo dell'inquirente e del giudicante, dell'inquirente e del giudicante,
obbligatorietà quindi della pena. La tortura appunto è la pena di sospetto. L'idea di inquisizione converte la ratio nutritionis in ratio puniendi, e lo ius nutritionis in ius puniendi. Sui defensionem nemini esse proibendam. Ma sembra una bella cosa, no? Il processo inquisitorio, ogni difesa è d'ufficio. Perché tanto l'idea di difesa è come l'idea di accusa, cioè è l'idea di pena, e quindi è l'idea innata e naturale. Perché fino alla dichiarazione durante la Rivoluzione francese non si menziona la difesa, non viene menzionata la difesa, vedi così i diritti della difesa. Ma perché? Non c'è bisogno di parlarne, di menzionarli, sono diritti naturali e innati. Giovanni 8,2. Mulier, si nemo te accusat, nec ego te condemno. Cioè, nessuno processo senza l'accusa, che senza l'accusatore. È il processo accusatorio. Nell'antico stato ebraico. L'accusatio. Quindi il processo accusatorio. Denunziatio. Il processo inquisitorio, dove il dominus, il processo inquisitorio richiede il dominus. Il dominus, sentite gli avvocati della difesa che dicono il dominus, cioè che il presidente lì è dominus, il presidente della corte è dominus, il dominus, e lui il dominus, ha stabilito così, il dominus. Il dominus è inquisitor Judex. La questione è il processo intellettuale e non il processo universale. Sarà per questo che tutto ciò che attiene al processo accusatorio, in quanto possa riguardare il processo intellettuale, c'è una sequela di distanze che il continente Europa, cioè la provincia Europa, prende nei confronti di quella che chiama America. Così Ernst Renan,
Le monde marche vers une sorte d'américanisme. Americanismo. Okay. E non se ne no. Mica adesso. Quando è vissuto le no. Poi lo vede, c'è la data la vede. André Siegfried si preoccupa del mondo che si americanizza. E Baudelaire si oppone all'americanizzazione per la meccanica. Il processo inquisitorio, la confisca della parola, la tortura, la confisca pure dei beni, la tortura, il rogo. Pietro Carneseschi, Carnesecchi, 1567, Giordano Bruno, 1600, Valerio Malvicino, poi è noto lo sterminio dei Valdesi, Michele Ghislieri, il santo, Pio V, che è stato papa dal 1566 al 1572, scrive per lo sradicamento totale, degli eretici, dell'eresia. E come si sradica? Mandando a loro gli eretici. Vedete la strage della Costanza di San Miniato. Eliseo Masini, ancora. Antonio Rocco e Galileo Galilei. E questo anche sotto... gli inquisitori, Roberto Bellarmino, Desiderio Scaglia. Vedete il rogo delle streghe, presunte streghe, della Val Mesolcina. E la pagina che riguarda San Carlo Borromeo rispetto alla caccia agli eretici. Menzioniamo un'altra volta, ma questo appartiene a questo un episodio. Agostino Galamini, 1601, editto generale per il Santo Uffizio delle Inquisizioni di Milano suo stato e dominio contro eretici ed ebrei. Ma già dunque il decretale sicut nobis, Innocenzo III. Per il decretale sicut nobis di Innocenzo III la motivazione della condanna, non della sede, della condanna, può rimanere occulta. Il postulato della motivazione è più teologico che eziologico. Cioè il giudicante, l'inquirente giudicante, non decide della verità, ma della pena, giustificandola con ciò che egli pensa, immagina, crede che sia la verità. Cioè la motivazione, quella proprio del libero convincimento, è la motivazione del nulla. Giovanni Paolo II ha avuto un'ultima fase, la seconda fase del suo pontificato è stata pauperista e populista. Non fino al punto in cui è arrivato, arrivando Francesco. No, Giovanni Paolo II della AAS, insomma, del 1980, esige
esige però di non sopravvalutare gli indizi. Si ricorda di Innocenzo III. Cioè il giudizio di guerra, l'arbitrio di guerra, il concetto di convincimento, il concetto di arbitrio in una guerra contro il nemico. Ma di che cosa, di convincimento, che cosa dovrebbe riguardare? Il convincimento, che cosa? Qual è l'idea che vince sull'altro? Qual è l'idea che vince sull'altro? È l'idea vero o falso? L'idea è vero o falso? Quindi l'idea è vero o falso? Qual è l'idea vero o falso? È che l'enunciato, l'idea è soltanto l'idea pura e dura, è radicale, pura e radicale, che è l'idea vero o falso. E quindi l'enunciato era falso. Ma c'è un processo dove l'enunciato non venga inteso come vero o falso? E quindi come prodotto dall'amico o dal nemico? Appunto, l'idea inquisitoria è l'idea politica, l'idea del nemico, l'idea del male che si incarna del nemico, l'idea di pericolosità sociale. Leggete ancora una volta, il male lo squalificarono. È il modello cattolico, il modello cattolico. Abbiamo il mistero Moro, spazza via, l'humanitas e la pietas. È così, il manipulismo. Così, oggi, dell'utri è sempre il nemico, come nemico, come incarnazione del diavolo, è sempre pericoloso. È affetto da mafiosità. Non c'è la mafiosità. C'è la mafia, ma la mafiosità non c'è nel codice. Allora si combinano due articoli differenti di codice e viene creato un nuovo reato. Che c'è nel male non si qualificarono. Il concorso esterno in stregoneria. Accennato. A questa novella di Giovanni Verga, Guerra di Santi, e già trovate lì proprio la scrittura, eppure 1880, molto prima dei Malavoglia, di Mastro Don Gesualdo, molto prima della lupa. La lupa. E qui inventa un altro mito, ma dove la guerra contro il nemico è impossibile. Ma è la guerra di Santi. Perché nel paese c'è il quartiere.
sono due quartieri, il quartiere di San Pasquale e il quartiere di San Rocco. Ora accade che una ragazza del quartiere di San Pasquale si innamori, e sembra viceversa, altrimenti diciamo, di un ragazzo del quartiere di San Rocco. Ma al momento in cui nella processione sono San Pasquale e San Rocco, sono nemici perché chi crede in San Pasquale e si immagina, si pensa protetto da San Pasquale, evidentemente vede in San Rocco il nemico che invece vuole proteggere, proteggere il quartiere che crede appunto in lui. Ma arriva il colera. Arriva il colera. E quindi se la polizia doveva essere la polizia inquisitoria, la polizia inquisitoria, doveva essere fatta, comportava appunto la guerra dei santi, qui la polizia è impossibile. È impossibile, la polizia ideale è impossibile. La guerra di religione, la guerra ideale, è nella realtà della parola una farsa, da cui procede più l'humanitas che la tragedia. A un certo punto, perché si sente già la lingua, perché era la lingua della prosa di Verga, veramente inarrivabile, inarrivabile. Cioè, chi dopo di lui? Pirandello ha fatto un'altra cosa, però ha tratto la lezione, e ha tratto la lezione soprattutto. Soprattutto Sciascia. E leggete questa novella, è un'altra cosa rispetto a quella di Dino Buzzati. Dino Buzzati è un vestito fatto bene. Giovanni Verga no. È una vestizione molto speciale, una vestizione linguistica. Così mi trovate qui per esempio a questo mondo, si sa che la giustizia si compra e si vende come l'anima di Giuda. Lo Stato ideale, la politica ideale, la comunità ideale. Questo è il discorso delle Brigate Rosse, dell'Unione del Potere e della Chiesa. Questo è il modello cattolico, come modello inquisitorio, come modello penale, come modello algebrico e modello geometrico. Gregorio IX, il dovere del governo che ci siamo assunti ci esorta a catturare le piccole volpi, ovvero gli eretici che distruggono la vigna del Signore, e di estirparli definitivamente da quella. E non è questo l'animus della prima e della seconda Inquisizione contro Armando Verdiglione. Avviene tra
tra il primo colpo di Stato, quindi il fatto Moro, e il secondo colpo di Stato, il manipolismo, e il terzo colpo di Stato, europeo, internazionale, ma, non è vero, ma anche quegli altri erano internazionali, universale, diciamo. Avviene una oggettivazione della pena. Da cui dipende l'oggettivazione della colpa e quindi l'oggettivazione della vendetta. E questa si chiama, si formula oggettivazione della responsabilità. La responsabilità è oggettiva, non è più del cittadino che ha commesso qualcosa, ma non c'è bisogno di avere la prova di questo, c'è una responsabilità oggettiva. La responsabilità oggettiva, quella che è presupposta dalle Brigate Rosse dell'interrogatorio di Moro, la responsabilità oggettiva, quella del manipolismo, Craxi viene condannato per responsabilità oggettiva. Non poteva non sapere. E non solo, e anche nel primo processo la formula era questa, non poteva non sapere. Anche nel processo per la trattativa Stato-mafia è la stessa. Qual è la coscienza dei magistrati? È la coscienza delle Brigate Rosse, è la coscienza degli uomini di potere, è la coscienza della Chiesa, è la coscienza, cioè, popolare, come coscienza morale e sociale. È la coscienza penale. La coscienza dei magistrati è la coscienza penale. È così che Borrelli può dichiarare il 3/10/1993, un conto è lavorare con la consapevolezza o l'illusione di trovarsi in consonanza con la coscienza legalitaria del popolo in nome del quale pronunciamo i nostri provvedimenti, altro è sentirsi circondati dalla sfiducia o dal disprezzo. E era tale la complicità mediatica che erano circondati dall'aureola, dalla solarità, erano solari, magistrati solari. E poi il primo 5 del 94, quindi l'anno successivo, Saverio Borrelli dichiara, dovrebbe accadere un cataclisma per cui resta solo in piedi il Presidente della Repubblica, c'è un cataclisma, resta solo in piedi il Presidente della Repubblica, che come supremo tutore chiama a raccolta gli uomini di legge. E soltanto in quel caso noi potremmo rispondere. Non basterebbe certo una folla oceanica raccolta sotto i nostri balconi, cosa che ci fa molto piacere, ci diletta, ci sollazza. Ma a un appello di questo genere, del capo dello Stato, si potrebbe rispondere con un servizio di complemento. Questo sì. E così, dopo pochi mesi, eravamo al 1° maggio, 94, e
Biondi fa un decreto sulla custodia cautelare. E qui il bullo lancia la muta, interviene come muta. Il 13/7 del 94, reti unificate, proclama di Pietro con gli altri dell'Ave Maria, lui a nome di tutto il pullo, che ha una quaternità, e o si ritira il decreto o noi chiediamo trasferimento ad altro incarico. E avrebbero potuto trasferirmi a Lippica. Ma il 3/9/94, quindi dopo questo proclama di Di Pietro, c'è un convegno a Cernobbio della Confindustria e Di Pietro, che non sa scrivere, va con un foglio scritto da Davigo. In cui il pullo si propone, senza altri intermediari inopportuni, politici inopportuni, come dialogante con i grandi gruppi imprenditoriali. E che cosa propone? Perdono per chi confessa tutto. E inversione dell'onere della prova per tutti gli altri. Cioè, è semplicemente l'idea pura e dura, dell'Inquisizione. È questa. Ma non basta, perché questo era il 3 di settembre, il 27 settembre. Quindi è una raffica. C'è Micro Omega, rivista giustizialista, meno che possa dirsi. Micro Omega, Davigo, Pier Camillo. Dice, ma dobbiamo rivoltare l'Italia come un calzino. Qui c'è addirittura D'Ambrosio che si ribella. Queste cose le devono fare e gestire i politici. Mi sembra che questa iniziativa debordi un po' quella di Cernobbio. Ma poi ancora. Sarebbe interessante in questo brano di Stagliano, lo citeremo, non abbiamo tempo per leggerlo adesso, di Corrado Stagliano, molto interessante a questo proposito. E ci sono una serie di altri esempi di questa carica ideologica. Il processo accusatorio è senza l'obbligatorietà dell'azione penale. Ha bisogno dell'accusa. Non dell'indizio.
non di indeterminatezza dell'accusa. Bisogna dell'accusa. Leggete i programmi di questo alto dirigente del Canton de Vaud, Pierre-Yves Maillard. L'investitura dice che lui ha dice che la carica istituzionale che lui politicamente viene ad assumere gli serve per poter, perché può esercitare un potere di influenza. L'influenza. L'investitura sociale è l'investitura divina, il potere del potere, il potere supremo, il potere della ricchezza spirituale, il potere di influenza. Leggete questo proclama. L'ignorantismo è il privilegio dell'azione politica, come azione penale, come azione sociale. Il magistrato Frank de Tremblay, nel suo saggio, saggio sull'idée du parfait magistrat, 1701, sans la terreur des supplices, on ne doit point espérer. Anéantir la licence des hommes. La licence. Il brano va preso nella, perché qui l'ho trascritto poco bene. Nella, Codice penale 1667 in Francia. Rafforza i postulati del codice penale del 1539. Ma è che il codice penale napoleonico non li cancella. L'idea innata naturale di accusa. È questa per cui la ragione e il diritto sono la ragione di Stato e il diritto di Stato. L'idea innata e naturale di difesa, è questa per cui la coscienza è coscienza della pena, coscienza penale. Il principio della casta, del circolo, della razza, della tribù, la Catalogna, è il principio penale, populista e nazionalista. Adesso, il mistero. Moro. L'agente Gladio Antonio Arconte, G61. Deve consegnare al colonnello Ferraro, suicidato poi nel 1995, ci sono molti suicidati dopo il mistero Moro, molti suicidati. Dipendente di Stefano Giovannone, il maestro. Stefano Giovannone è menzionato nelle lettere di Moro. Per l'accordo fra l'Italia e Olpi
far passare pure armi e militanti, diciamo, terroristi di OLP dall'Italia, in cambio dell'assenza di azioni terroristiche in Italia. In questo accordo l'Italia sarebbe adoperata per qualcosa che certamente non... perché lo stesso Israele non facesse azioni mirate contro militanti, terroristi, diciamo così, terroristi palestinesi in Italia. Antonino Arconte dunque deve consegnare questo documento, che deve essere recapitato poi al maestro, cioè all'agente Claudio Stefano Giovannone, documento che invita OLP, per i suoi collegamenti con tutte le organizzazioni terroristiche in Europa, Hyperion, di Corrado Simeoni a Parigi, che è capo anche di Superclan, e dove era stato più volte, la Chiesa dice Moretti va e viene dalla Francia, non riusciamo a prenderlo, e poi dalla RAF, la RAF e l'ETA. Deve consegnare questo documento dunque perché possa essere favorita una trattativa per la liberazione di Moro. Questo documento ha come data il 2 marzo. Ma Moro viene rapito il 16 marzo. Il documento viene consegnato 2 giorni dopo, arriva a destinazione presumibilmente 2 giorni dopo. Antonino Arconte, interpellato per andare in commissione. Sì, potete interrogarmi, ma in una sala dell'ONU qui a New York. In una sala dell'ONU qui a New York. Io non vengo in Italia per farmi interrogare, perché so come finirei. Moro, dunque, Mino Pecorelli dice che il colonnello Podestà era stato incaricato di liquidare Moro nel 64, nella cornice del piano solo. E inoltre stava per andare in Trentino a prendere il treno, era salito sul treno il 4 agosto del 1974, era salito sul treno, ma l'hanno chiamato a scendere subito per firmare i documenti, e lui scende per firmare i documenti e il treno parte, era l'Italicus. Corrado Simeoni poi farà anche una casa editrice dopo, per poco tempo, Anabasi. Ma c'è uno, Alessio Casimirri. Alessio Casimirri è nelle Brigate Rosse, proprio lì nella cerchia, diciamo, del rapimento e dell'assassinio di Moro. Alessio Casimirri è figlio di un alto dirigente del Vaticano, responsabile dell'ufficio stampa. E una Andreotti nel 88, quindi rivela, quindi dopo 10 anni,
che non Craxi, ma il Vaticano aveva una trattativa per dare 10 miliardi come prezzo di riscatto alle Brigate Rosse per liberare Moro. E Alessio Casimirri potrà, tutti vengono arrestati, l'ultimo sarà Moretti, l'ultimo. Viene Alessio Casimirri, dunque non viene arrestato, ma può fuggire senza documenti, andare nell'Unione Sovietica senza documenti e da lì andare in Nicaragua, dove vive e nessuno lo disturba. Quanti erano nell'agguato di Via Fani? Nessuno ancora lo sa. E c'erano automobili, moto, la Honda. Quanti spari sono stati? 91, adesso non ho qui la lingua esatta, 91, ma una buona parte, 31, 30, 38 mi pare, erano differenti dalle armi che avevano loro. E cioè non è, nessuno sa ancora quale fosse il luogo di detenzione o i luoghi di detenzione dell'ostaggio, cioè quello che hanno dichiarato loro, Montalcini, via Montalcini, ma poi c'era un'incongruenza che sono scesi sotto e nella macchina l'hanno ucciso, ma lì la macchina non poteva uscire, quindi non poteva essere lì. Insomma, loro hanno costruito, mi dicevano anche, ho sentito questa cosa anch'io quando stavo in un noto albergo, che avevano dichiarato le cose che andavano bene per i giudici. Andavano bene per i giudici. Per non essere qualificati pentiti, ma dissociati. Moretti nemmeno dissociato. Che cosa ha potuto fare? Sono dichiarazioni, versioni contrastanti intorno a Steve Pizzenik, che è venuto, quindi collegato con Kissinger, che è venuto dagli Stati Uniti, no, per seguire la pratica, e quindi era per la trattativa? O era per essere sicuro che i documenti, lui come Andreotti, che i documenti, le carte della prigione di Moro, queste carte, fossero gestite in maniera controllata? Fatto sta che a un certo punto, dopo la morte di Moro, riceve il mandato generale della Chiesa quindi di un altissimo comando su tutte le altre forze per coordinare la lotta, la campagna contro il terrorismo. C'era un altro avviso, c'era stato subito prima, Publio Fiori era stato ferito dalle Brigate Rosse, ma a Roma c'era oggi Fiori, domani Moro. Prima. Le armi, alcune di fabbricazione sovietica, e altre armi, c'è la nave Papago, dove, compreso Moretti, questa barca è di uno dei terroristi, di proprietà sua, e in tre vanno a prendere le armi presso l'OLP, queste armi che servono poi per tutti i gruppi terroristici d'Europa. Per il BNR, per l'IRA, per l'ETA, per la RAF.
c'è il problema del falso comunicato, che poi è stato sicuramente il datilografo, uno della banda della Magliana, ma era soltanto per anticipare nell'opinione pubblica la morte di Morris, anticiparlo molto prima. E lui dice delle cose su questo. Dice delle cose loro, su questa, la macabra grande edizione, la macabra grande edizione della mia esecuzione. E leggeremo questo brano sulla stampa italiana che fa loro, un brano veramente interessante. Cioè, a chi giova l'assassinio di Moro? Alla provincia. È prodotto dell'Urcomunismo. Giova al pianeta come provincia. Alla provincia Italia, alla provincia Europa, alla provincia America, alla provincia Russia. Toni Chicchiarelli si chiama. Allora, loro, questo individuo, Lava Mantovani, che ha questo, che sta in via Monte Nevoso, ma non lo arrestano, no? Perché la Chiesa dice no, lo arrestiamo. Vediamo chi va ancora, Azzolini e Bonisoli. In via Gradoli, ne è stata 5 a Roma, prende l'affitto Moretti questo appartamento e mette Bonisoli e altri. Quindi la cosa viene, ci sono le loro basi. Allora lui aspetta che Azzolini, cioè il generale della Chiesa, aspetta che Azzolini, che io ho conosciuto, Azzolini e Bonisoli sono nel libro Il Labirinto, no? E che ho conosciuto nel noto albergo, che Azzolini porti i documenti, le carte in via Monte Nevoso. Allora, appena sanno che lui ha portato le carte, avviene l'assalto e li arrestano tutti e tre. Bonisoli, Franco Bonisoli, Laura Azzolina. Laura Mantovani e Azzolini. Nadia Mantovani. Allora il capitano Bonaventura, io qui il nome esatto adesso non ho. Il capitano Bonaventura prende tutto questo materiale e lo porta alla chiesa. Poi verrebbero fatte le fotocopie e lo riporta striminzito di nuovo in via Monte Nevoso. Poi Azzolini dice: ma non è solo questo, vedete che c'è comunque nell'intercapedile c'è qualcosa, eccetera. E Pomarici, gli viene fatta l'istanza molto tempo prima, non vuole andare, 85, 86, 87, 88, non dà l'autorizzazione. Ma scherziamo, mettiamo in dubbio gli uomini di generale della Chiesa. Quindi, ma vede che lì i sigilli sono manomessi, ma andiamo a verificare, ma chi li ha manomessi e perché? Le carte sono andate prima che alla magistratura ad Andreotti. Dunque fa riferimento Moro all'accordo che è stato fatto tra l'Italia e la Palestina. Quindi lì è stato fatto questo accordo, quindi come necessità di Stato. Quindi ragione per evitare la morte innocenti in Italia e atti di terrorismo in Italia. È stato fatto questo accordo. Cioè lui dice: come abbiamo fatto questo accordo? E si rivolge a coloro che con lui l'hanno fatto,
Dice adesso potete fare, si può fare questo accordo che i prigionieri vanno in un paese estero e questi 15 prigionieri io sono liberato. Il giorno 16 c'era il giorno 9 addirittura, uno decreto che Giovanni Leone stava emettendo per la grazia a quella che aveva problemi di salute dei terroristi, Presucchio. Roberto Podestà si chiamava quello lì, Presucchio, e Umberto Bonaventura il capitano, il nemico di classe. Come facciamo? Perché veramente tutto questo non posso farlo la volta prossima, perché è tantissimo. O troviamo il modo di... vi faccio qualche accenno ancora. Igor Markevich è un russo che è a Firenze ed è un importante musicista, molto importante. Presso la sua casa a Firenze pare che sia venuta la riunione strategica, quella che ha deciso della morte di Moro. Ci sono molti figure. Fanfani stava per convocare il Consiglio nazionale perché voleva porre al dibattito la trattativa. Stefano Giovannone, nel febbraio, il 17 febbraio 1978, manda un'informativa che in Italia ci sarebbe stato un assalto ad altissimo livello di tipo terroristico. Quindi manda l'informativa. Insomma, Moro, la macchina di Moro non era blindata. C'era stato qualcuno, la moglie Leonora Moro racconta di qualcosa che poi si è verificato. Ma la sai che Francesco Mambro e Giusva Fioravanti non sono responsabili della strage di Bologna, assolutamente. Lo riconosce lo stesso Cossiga molto tempo dopo. Lui che subito dichiara la strage è fascista. No? Sì, però poi dopo dice no, non c'entra niente. Ma c'entra il patto tra l'Italia e da Bologna parte l'Italia, l'aereo che viene abbattuto, e a Bologna viene la strage. 1982 Andreotti invita Arafat a partecipare alla Camera dei Deputati. E che cosa sto dicendo? OLP, che roba è? OLP? Sì, allora... Lui parla alla Camera dei Deputati a Roma. Un'altra cosa, il mandato di cattura per i brigatisti, tutti elencati, quasi tutti, parte il 24 aprile. Il mandato per Mario Moretti parte il 19 maggio. Delle 6 borse di Moro nella macchina non c'è più traccia. Ecco, questo Romeria l'ho preso per intero perché è veramente da analizzare. Romeria di Paolo VI. L'ho accennato la volta scorsa.
Roberto Paolo, questa fila metto qui, cioè il mistero, no? Il mistero d'Italia. Stefano Giovannone era denominato il Lorenz dell'Arabia italiano. Chi? Stefano Giovannone era denominato, lui ha detto per 7 anni non c'è stato nessun attentato in Italia. Tutto parte poi dai missili di Ortona. Doveva ritirarli un soldato dell'OLP e siccome era assente la Roma ha dato in carico a 3 autonomi, solo che li hanno presi. Insomma, poi è stato il processo, ma Salè dopo un anno è uscito, però questa cosa qui non è stata accettata dall'OLP, che non hanno fatto passare i missili senza problemi. I missili di Ortona al mare, 7 novembre 1979, Salè, Giordano dell'OLP, che coopera anche con Carlos. E proprio Thomas Crane, che con Carlos coopera e che con Carlos è collegato con l'est europeo, con le OLP, eccetera. E Thomas Crane, dunque, dorme in un albergo a Bologna nella notte del giorno prima della strage. Dunque, dà il suo nome, però. Potrebbe essere anche un osservatore che dà il suo nome all'albergo. Ma ci sono le indagini successive. È apparso in commissione Moro. Nella commissione Moro del Comune, fatta nome Sergio Flamini. Sergio Flamini che ha seguito. È Giorgio Abbas che firma l'accordo con l'Italia. Cioè quello che accade, attraverso le varie commissioni, le rivelazioni, le polemiche, gli occultamenti, i trapuvamenti, le distruzioni di documenti, oppure la loro conservazione per successivo ricatto, quello che emerge appunto è che ogni gruppo politico si racconta e rivendica la sua genealogia attraverso la propria narrabilità. La propria narrabilità del fatto loro. Narrabilità. Paola Besuschio si chiamava. Ecco, la parte successiva è proprio l'analisi del memoriale e l'analisi dei comunicati delle Brigate Rosse. È la parte più importante. Ma la scrivi per favore? Come facciamo? Non si può così. No, perché... La prossima volta oppure bisogna scriverla. Sì, questa è la parte principale. No, quella era poco, Capito, ma è una conferenza. Sì, vediamo di
dimensione della conferenza, vediamo un po', no? No, la prossima volta è proprio andiamo avanti sulla questione dell'urcomunismo, perché è l'ultima. Sì, ma... sì, sì, questo lo consigliamo. Sì. Okay. Forse concludiamo con la settimana prossima. Questa è che cosa no, non, non è che siamo costretti a questo. No, non siamo costretti. E allora? Cioè, benissimo, siamo questa è la diciannovesima. Mm? La diciannovesima è questa. Quindi ce ne sono ancora due. Cioè, abbiamo fatto sicuro. Il moro la scorsa volta, facciamo oggi e facciamo la prossima. Ok, va bene. Non si può tenere conto così.